questa cosa di molto bella, va bene, molto bella, cioè, va bene, se no me la tagliamo. Allora, per descrivere il mio lavoro userei tre parole, tre concetti: ascolto, femminismi e voci. L'ascolto, perché è veramente, diciamo, alla base della mia pratica artistica, sia nel metodo, diciamo, nel processo che in quello che produco. Come artista, infatti, io molto spesso invito il pubblico ad ascoltare, creo dei contesti d'ascolto in cui non solo domando appunto di prestare l'ascolto, ma domando molto spesso anche di riflettere al modo in cui lo facciamo. Credo fortemente nella dimensione politica dell'ascolto, nella dimensione relazionale dell'ascolto e nella dimensione e nel potenziale, diciamo, femminista dell'ascolto. La seconda parola è femminismi. Io sono femminista da molto tempo, da una ventina d'anni, e vari strati di femminismo, vari movimenti, vari incontri mi hanno trasformato e continuano a farlo. Ovviamente quando penso a femminismo, ai femminismi, penso a tutto fuorché a conoscenze dogmatiche. Per me è veramente un'esplorazione anche piena di contraddizioni, è qualcosa di vitale il femminismo e che mi aiuta a vivere meglio. E se devo proprio sintetizzarlo ora in due parole, in tre parole, direi che appunto sono vicina naturalmente al femminismo intersezionale, decoloniale e vicina al transfemminismo. Per me ovviamente essere donna non ha a che fare col sesso biologico. Per me essere donna non significa soltanto mai una cosa, mi richiede uno sguardo, un ascolto inclusivo che riconosce veramente le differenze, quindi sono lontana soltanto da un femminismo che è quello universalista, bianco, eurocentrico e dogmatico. Quello non mi interessa. Tutti gli altri femminismi invece continuano a in qualche modo influenzarmi e a condizionare in maniera positiva ovviamente il mio modo di vivere. È anche il mio modo di essere cittadina nel mondo in qualche modo, perché ovviamente è una filosofia ma anche una pratica il femminismo per me. E poi parlavo di voci perché la mia pratica è profondamente legata agli altri, alle altre, agli incontri. Molto spesso lavoro proprio con le interviste e con le registrazioni, quindi proprio per me la voce ha un'importanza plastica, semantica, politica, perché appunto mi rimette all'incontro e, come dice appunto Adriana Cavarero, mi rimette, come ho detto anche già prima, all'unicità dell'altra persona, e quindi in qualche modo sia riconoscere la preziosità e l'unicità di ciascuno e ciascuna di noi. Questa frase, I say I, di Carla Lonzi, potrebbe essere in sé un manifesto, no? Perché appunto ci propone di parlare in prima persona, ci propone di situare quello che diciamo, ci propone in qualche modo anche implicitamente, come io la interpreto, di incarnare quello che vogliamo dire. In genere si parla di questa conoscenza neutra oggettiva, no? Che è stata la conoscenza che tradizionalmente ha penalizzato le donne, parlo della nostra società occidentale, e quindi ovviamente nel gesto di dire io dico io, semplicemente nel gesto di parlare in prima persona e difendere la propria produzione di conoscenza in prima persona è un atto politico, assolutamente, e penso che sia veramente vero in qualche modo. Ripensando a questa frase e quindi anche con la presenza del I in inglese, mi viene in mente una poetessa lesbica, Monica Wittig, che difende una forma grafica specifica per parlare in prima persona in inglese, usando l'I in corsivo. E questa forma grafica per me è una sintesi veramente intelligente, perché appunto ci rimette direttamente alla relazionalità dell'I verso l'alterità.
verso anche la costruzione del futuro, perché a me piace pensare anche molto al femminismo come una promessa di futuro, di futuri che possiamo ancora inventare. Quindi sicuramente, ecco, mi viene in mente questo, mi viene conoscenza situata e mi viene in mente razionalità e utopia verso il futuro. Per quanto riguarda la mia partecipazione alla mostra, in realtà c'è un po' questa spinta di me stessa verso le altre, perché presento un progetto che ho realizzato nel 2017 che si chiama Nuove frontiere del benessere dell'ecosistema vaginale ed è una mappatura della città di Roma che è stata realizzata grazie alla partecipazione di una decina di donne molto diverse tra di loro per generazione, orientamento sessuale. Modo di vivere il femminismo o meno, che appunto mi hanno mappato i loro luoghi più significativi della città di Roma e per me è una volontà, un'intenzione quella di parlare di luoghi più significativi perché non sono io a voler dare un valore alla loro mappatura della città e appunto è diventato un lavoro che poi si è realizzato in altre geografie, in altre città da allora. È la base del mio dottorato di ricerca che esplora l'ascolto come mezzo per rimmaginare e raccontare le città, veramente un'esperienza collettiva che spero, voilà, si potrà riattivare ora nella mostra. I say I, io dico io.